Questo video ha preso una piega completamente diversa da quello che volevo fare. Infatti, con Spreferiti Digio, in realtà io oggi volevo fare, dato che ho fatto tempo fa le cose che odio degli uomini, le cose che odio delle donne, ma mi sono resa conto, stendendo la lista, che in realtà quello che odio nelle altre donne sono le cose che odio del mio carattere, relazionandomi con gli altri o comunque in generale del mio carattere. Quindi la piega che ha preso oggi Spreferiti Digio in realtà è cose che odio di me. Ovviamente, ragionandoci più a lungo, probabilmente sarebbero saltate fuori anche altre cose, ma dato che è un periodo che mi dispiace, ma ho sbattezzato di seguire il canale e mi dispiace, ripeto, recupererò sicuramente adesso con le vacanze di Pasqua, con più tempo e via dicendo. La mia vita sta continuando in maniera frenetica e il tempo e la voglia di mettermi lì a girare, editare, montare è veramente poca. A parte questa parentesi, io direi di cominciare. La prima cosa che odio del mio carattere e che più che altro dovrei migliorare è la famosa sindrome della croce rossina, che non riguarda solo le relazioni con gli uomini, ma in generale con tutti. Io ho un po' questo viziaccio orrendo di prendermi cura di chiunque mi esponga anche il più minimo problema. Sono servizievole al massimo, mi prendo proprio più cura degli altri che di me stessa, insomma. E appena una persona è un pochino in difficoltà, io mi ci affeziono subito e non vedo l'ora di poterla aiutare. Questa è una cosa che alla lunga può stufare, alla lunga può danneggiarmi come persona e quindi è una cosa che non posso fare a meno di odiare di me. Un'altra cosa che odio di me e in parte anche apprezzo, questo è il brutto di essere gemelli, ci sono delle cose che odio e che amo di me e questa è una di quelle, il faccio da sola, cioè fare sempre tutto da sola. Avevo fatto un post l'anno scorso, in questo periodo tra l'altro, su Instagram, sul fare da sola. È una cosa che apprezzo perché comunque è una cosa che le persone stimano molto della mia persona. Il fatto che io riesca a fare grandi cose da sola, pianificare e via dicendo, però ci sono delle volte che mi guardo allo specchio e dico: cavolo, avrei bisogno ogni tanto di qualcuno che magari non mi aiuti nella maniera pratica, ma che mi dia il suo aiuto. Il problema è che io non vado a chiedere aiuto, ma sono gli altri che nella mia testa dovrebbero apprezzare talmente tanto quello che faccio per loro da dare un ritorno. In realtà le cose non si devono fare per un ritorno, ma si devono fare per il piacere di farle, ecco. Quindi stiamo entrando anche in un altro argomento, ma in ogni caso il fare da sola genera un sacco di altri problemi, quindi è una cosa che in gran parte non sopporto sempre di me molto facilmente. Una cosa che faccio molto spesso, che è legata a un altro punto, li avevo separati, ma a questo punto ne parliamo in uno stesso punto, è lo sminuirmi. Le cose che faccio io le do per scontate, do per scontato che se anche faccio una cosa molto figa, in realtà non sia niente di che. Quindi io faccio la mia vita, io ho una vita normale, in realtà io faccio delle cose meravigliose nella mia vita, ma dato che io, appunto, torniamo al punto successivo che ho unito a questo, ho una molto bassa autostima, nei momenti in cui ho dei picchi di autostima pazzeschi, in cui io sono figa, sono bella, sono fotomodella, guarda come mi sono vestita bene, mi faccio i selfie di qua e di là. Ci sono invece dei momenti nel quale sono brutta, non mi vuole nessuno, sono grassa e via dicendo. Quindi sono due aspetti, lo sminuirsi e la bassa autostima, molto legati tra di loro. Sicuramente sono comunque due aspetti che vorrei migliorare. Tutti hanno dei momenti di down, però io ne ho veramente tanti e vorrei eliminarli dalla mia vita, o perlomeno appunto ridurli, ecco, cioè avere solo qualche momento down nella mia vita, non ogni 2 o 3 giorni che scatta il timer e devo andare in down perché ho una bassa autostima, non va bene, insomma. Una cosa su cui non avevo mai ragionato, anzi che avevo sempre pensato che fosse fuori dalla mia persona, è l'invidia. In realtà io sono una persona invidiosa nei confronti delle situazioni altrui, in particolare per quanto riguarda le relazioni. Io molto spesso mi ritrovo a riflettere, a vedere foto su Instagram, scrollando Instagram, a vedere relazioni amorose perfette, bellissime, che magari dietro hanno un sacco di problemi, però sono molto invidiose di quello che hanno loro. E soprattutto lo vorrei per me, cioè è proprio invidia palese che magari a volte molto più raramente si rifà anche nel denaro per dire, cioè quella persona si può permettere di comprarsi questo, quello e quello, invece io no. E questa è una cosa che insomma un po' mi infastidisce, però è l'aspetto diciamo che non mi piace di me, che però è molto piccolo, quindi
Non mi capita spesso, però ci ho ragionato, effettivamente questa cosa ce l'ho. Un altro aspetto di me che però si rifà più che altro nelle relazioni e che sto migliorando, devo dire, rispetto a molto tempo fa sto migliorando, è sempre legato alla bassa autostima e della gelosia. Perché è legato alla bassa autostima? Perché fondamentalmente io faccio fatica a fidarmi delle persone che si relazionano con me, perché non credo che loro effettivamente si affezionino a me tanto quanto io a loro. Di conseguenza, se quell'altra persona, tra virgolette, mi dà modo, ma magari non fa niente di che, ma si allontana da me, semplicemente magari non si fa sentire o cose del genere, io subito divento gelosa, subito penso che ci sia un'altra persona che mi fa concorrenza. E anche questo è un aspetto molto piccolo tra quelli che non mi piacciono di me. Questa cosa me la leverò prima o poi, perché se decido di fidarmi di una persona deve essere fiducia totale. Purtroppo lì entrano in gioco anche esperienze passate che non mi aiutano sicuramente in questo arduo compito. Una cosa che non sopporto di me, forse ne ho già parlato in qualche altro video, è l'inflessibilità. Io sono una grande pianificatrice, quindi io pianifico tutto, mi scrivo tutto, tutto deve andare sempre secondo i piani. Io la domenica mi metto lì con la mia agendina, deve andare tutto secondo quello che io scrivo sulla mia agendina. Il problema è che la vita è imprevedibile, la vita è fatta di imprevisti e di conseguenza io non accetto assolutamente quando c'è qualcosa che non va nel piano che ho in testa. Che sia una cosa piccola come la routine mattutina, che per dire io mi sono preparata tutta la mia routine, mi chiama mamma, ho bisogno di te, io devo andare da lei e interrompere tutto e poi vado in totale confusione, oppure una cosa più grossa, magari pianificata da tempo. E quel giorno succede una cosa che manda tutto a quel paese. Sono cose che a me logorano tantissimo, sicuramente non fanno piacere a nessuno, però mi logora dentro proprio, quindi è un aspetto di me che non sopporto, dovrei riuscire a migliorarlo e dovrei cercare di essere a volte meno pianificatrice. Sicuramente pianificare la vita aiuta in molti casi, però in questo caso specifico non aiuta, perché non mi aiuta a vivere bene la mia quotidianità, non sempre se non altro. Un'ultima cosa che odio profondamente della mia persona è una duplice cosa in realtà, ma che sono molto legate. Sono una persona molto rancorosa e permalosa, qualità che ci tramandiamo di donna in donna, di generazione in generazione, fino ad arrivare a me. Io spero che mia figlia, se dovessi avere mai una figlia, non prenda questa qualità di me, ma ahimè, le statistiche parlano e sicuramente succederà. Io sono una persona che se tu mi hai fatto qualcosa 20 anni fa, io ancora me la ricordo, perché purtroppo anche questa memoria d'elefante, che nella maggior parte dei casi è un lato positivissimo, in questo caso no, e me la ricordo per sempre finché io non mi sarò, tra virgolette, vendicata di questa cosa, non avrò messo in chiaro che sono una persona migliore, che tu mi hai fatto quel torto e cose del genere, me lo porterò dentro per sempre. E questa è una cosa bruttissima della mia persona, legata sicuramente al fatto di essere permalosa, perché anche magari dei torti subiti in passato sono semplicemente delle critiche che mi sono state mosse, ma io queste critiche poi me le ricordo per tutta la vita. E questo è veramente un aspetto che non mi piace nelle altre persone, ma maggior ragione non mi piace in me, perché è una cosa veramente brutta, brutta perché non riesci a liberarti. È come se io ogni volta raccogliessi un sasso e me lo portassi dietro, e adesso che ho 27 anni mi ritrovo con questo sacco pieno di sassolini pesanti sulle spalle che continuo a portarmi dietro. Quindi no, 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 no. Il rancore è una brutta cosa, se riuscite a liberarvene fatelo, perché è una cosa orribile. Io sono veramente una persona orribile sotto questo aspetto, ma perdonatemi perché sono un essere umano e i miei difetti ce li ho anch'io. Insomma, ho voluto mettere in piazza pubblica tutto ciò che odio di me perché voglio che sia chiaro che ogni persona ha dei difetti e deve accettarli. Io questi difetti, tra virgolette, li accetto come parte di me. Ho il progetto comunque nella vita di potermi migliorare, e giustamente se uno non è consapevole dei propri difetti e di non essere l'unico ad avere dei difetti, è una cosa che non si può fare. Quindi mi raccomando, tenetevi i vostri difetti, cercate per quanto possibile di migliorarli, fatevi aiutare, insomma, tutte queste cose. E io spero di aver lanciato un bel messaggio con questo video. E a questo proposito vi do l'occasione sotto nei commenti di esprimere uno dei vostri difetti più grandi, in modo che facciamo questo bel dialogo tutti insieme, questo bel dialogo a cuore aperto, una specie di associazione dei difettosi anonimi. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino di supporto. Se pensate che questo video possa interessare ai vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social.
Invece, se pensate che comunque questo canale vi piace, i contenuti vi piacciono e via dicendo, supportatemi iscrivendovi al canale e cliccando sulla campanella. Noi ci vediamo domani con TV Joe, l'ultimo appuntamento del mese. Invece, con il prossimo Spreferiti di Joe, ci vediamo il 16 di aprile. Un bacione e ci vediamo alla prossima!